volevo cogliere un po' di provocazioni che ha senso Serena e Alessandro hanno già tirato fuori sul concetto di street art, sulle categorie e su quanta confusione in realtà ci sia proprio attorno a questo grande fenomeno, perché in effetti parlare di un fenomeno che mette insieme Blu, Banksy e Obey è veramente come parlare di qualsiasi cosa. Quello che hanno in comune probabilmente è il fatto di lavorare nelle città, ma con un approccio totalmente diverso l'uno dall'altro, quindi stiamo parlando di uno specifico fenomeno, una specifica anche tecnica, che è quella di lavorare sulle superfici. Quindi diciamo sì, questa confusione molto diffusa, anche ampiamente diciamo amplificata dai social network, perché tra l'altro ormai la street art vive di social network. Io sono forse uno dei più critici rispetto agli artisti stessi, cioè su questa fantomatica deriva della street art i primi colpevoli, semmai esiste una colpa e semmai esiste una deriva della street art, per me sono gli artisti prima ancora dei galleristi e dei politici e di chi sta adesso mangiando su questo importante tema. Ma qui potrei perdere delle ore, invece devo parlare di altro. No, mi interessava molto la questione della città, perché chiaramente è la street art un tema intimamente legato alle città, come tale però è quindi un tema molto eterogeneo, perché che significa parlare di città? Cioè che significa fare street art a Firenze, che significa fare street art a Palermo? Sono due contesti totalmente diversi. Io credo, proprio sono convinto che ci siano dei contesti predisposti o comunque che abbracciano e che accolgono gli artisti in modo molto tranquillo, e Palermo è uno di questi. Io diciamo, oltre a Borgo Vecchio Factory, ho anche il piacere di tenere un piccolo blog su Facebook, che è Street Art Palermo, dove documento un po' la scena e quello che succede a Palermo, e posso confermarvi che il 98% di quello che noi abbiamo a Palermo come street art non è di artisti palermitani. Non esistono artisti palermitani, cioè sì, Luca e qualcun altro, ma, e questa è una cosa che ha a che fare anche con la nostra storia di dominazioni, siamo proprio, accogliamo l'estero e accogliamo il resto. Ed essendo una situazione particolarmente degradata, cioè il centro storico di Palermo è totalmente abbandonato, ci sono moltissimi edifici di nessuno, perché poi è questo quello che passa, sono edifici di nessuno, quindi dove tutto in realtà diventa lecito, questo diventa l'humus, nel terreno fertile per molti artisti che chiaramente vengono e trovano una situazione idilliaca, dice, aspetta, a Palermo praticamente si può fare qualsiasi cosa, che è un po' vero. Però appunto, ripeto, è sempre una questione di approccio, secondo me il punto è sempre quello, cioè non è una questione di street art in generale, ma come ci si pone nei confronti della street art. E quindi per esempio per me il vero problema non è Obey che fa quelle cose, ma è il fatto che veramente molti graffitari si comprano le cose di Obey, è quella la cosa tragica, non è che Obey faccia le sue cose, perché poi ogni singola persona decide del suo approccio, però il problema è che lui ha raggiunto esattamente quello che voleva raggiungere, cioè regalare ai graffitari lo stile da graffitari. Detto questo, vi volevo parlare di una piccola esperienza, ma secondo me in effetti quello è diventata abbastanza significativa. Tendo a precisare, io non sono l'ideatore di... che poi... Ops! Allora appena si... Emma Jones, che è l'artista che poi chiaramente ha tenuto questi laboratori per tutti i 6 mesi, è il vero ideatore, diciamo, di questo progetto. Noi come PUSH, insieme a un'altra associazione, l'abbiamo aiutato a trovare le risorse e poi organizzare tutto il progetto, che continua, diciamo, a stento ad andare avanti. Dunque, una brevissima premessa anche sul contesto, quindi ritorno sui miei stessi passi dicendo che il contesto è la parte fondamentale, quindi non riuscirei a parlare della street art a Palermo senza fare gli opportuni distinguo. Questa è Borgo Vecchio, è un quartiere
molto molto particolare, un quartiere che penso veramente non abbia pari a Palermo. È un quartiere dove non c'è mix culturale, quindi è un quartiere dove da generazione a generazione sono palermitani puri, talmente puri che loro dicono scendiamo a Palermo quando vanno a Palermo, ma nonostante questo quartiere si trovi alle spalle del Teatro Politeama, quindi in pieno centro di Palermo. Quindi è una sorta di Vaticano della nostra, un po' meno ricco, nonostante sia alle spalle della Palermo Bene, di Via Libertà, che è la strada più griffata di Palermo. Proprio per questo dico che in realtà la sua situazione è veramente molto particolare, non ce ne sono altre, perché nonostante magari anche all'apparenza superficialmente possa sembrare un quartiere abbandonato come molti altri di Palermo, e quindi Ballarò, e quindi la Fucceria, e quindi tantissimi del centro, anche la Calza stessa, vive una condizione soprattutto sociale molto distante. Perché oltre, diciamo, appunto a questa sorta di identità che si è formata nella storia, e quindi loro anche il nome stesso, Borgo Vecchio, cioè loro è un borgo, non sono di Palermo, loro sono di Borgo Vecchio, e loro, infatti anche bambini loro dicono io sono di Borgo Vecchio, non sono di Palermo. Non credo che un bambino della Fucceria, magari qualcuno sì, però diciamo l'identità di questo quartiere è veramente forte, e questo è un aspetto. L'altro aspetto, purtroppo, diciamo meno felice, è il fatto che questo quartiere purtroppo sia stato totalmente abbandonato dal dopoguerra, quindi praticamente tutti gli edifici sono rimasti esattamente come erano 40 anni, 50 anni fa. L'unica, diciamo, cosa che teneva questo quartiere vivo era un mercato, che poi purtroppo è venuto meno, e quindi adesso si vive una condizione di povertà anche estrema, di criminalità organizzata, chiaramente anche piccola, però purtroppo ci sono vari lavori, tipo il riciclo di immondizia, cioè loro vanno a prendere l'immondizia da tutte le parti a Palermo e poi lì riciclano, e quindi dividono l'acciaio dalla plastica, e poi vendono, che obiettivamente è un lavoro utilissimo, nonostante sia un lavoro illegale, perché non si può prendere l'immondizia dai cassonetti. Quindi molta gente va in carcere, e quindi la gran parte dei genitori dei bambini con cui noi lavoriamo è in carcere. Anche lì, diciamo, poi io da fotografo ho avuto modo di conoscere i genitori di questi bambini in carcere per un altro progetto, e non vi dico neanche quanto questo mi abbia regalato la loro stima più totale, perché chiaramente sono uno dei pochi che conosce i genitori di questi bambini. Questo per dire che purtroppo i bambini sono lasciati assolutamente a loro stessi, quindi molti bambini vivono per la strada, e da lì l'arte per la strada. E un'altra cosa fondamentale, poi vi vedete, giuro, delle immagini, ma penso sia che questa premessa fosse molto importante, è il fatto che la strada in questo quartiere è un'estensione della casa. Quindi il concetto di pubblico non è il concetto che noi poi abbiamo di pubblico normalmente in mezzo alla strada, quando la strada è di tutti e le case sono dei privati. No. Anche la strada è dei privati, perché è semplicemente l'estensione della camera da letto spesso, o della cucina, o di qualche cosa. Quindi è naturale che quando si passa lì qualcuno ti guardi anche in modo strano, perché è come se tu stessi entrando nel bagno di casa di qualcun altro, in realtà sei nella strada. Ok, eccolo, una piccola premessa per arrivare al progetto. Cosa succede? Circa 2 anni fa un'associazione che lavora nel quartiere di Borgo Vecchio, l'unica che lavora nel quartiere di Borgo Vecchio, che si chiama Per Esempio, l'unica perché è una cosa molto importante, perché per esempio molti associano Borgo Vecchio come periferia all'interno della città e situazione di periferia al quartiere Zen di Palermo, che è ben più noto, nonostante, come alcuni operatori sociali dicano, il quartiere Zen sia un quartiere brandizzato, cioè un quartiere dove in effetti poi si trovano tantissime associazioni, che proprio per il fatto che lo Zen sia molto più famoso da questo punto di vista,
da, decidono di lavorare allo Zen e non per esempio a Borgo Vecchio, dove la situazione è anche peggio. Due anni fa arriva Emma Jones, chiamato da questa associazione, in realtà si chiamava Arteca questa associazione prima, e decidono di fare dei laboratori all'interno della sede dell'associazione con i bambini, dove insegnano a questi bambini finalmente non più a disegnare sui fogli in orizzontale, ma in verticale, e già c'è una prima diciamo, diversità. Pian piano insegnano loro a non disegnare direttamente col pennello, ma con un pennello attaccato ad un'asta, e quindi comunque diciamo questa è una cosa chiaramente abbastanza diversa dal, anche proprio come tecnica, a disegnare sempre più in alto. Finalmente decidono di prendere i loro bozzetti disegnati ai bambini, chiaramente senza dar loro nessun tipo di tema o vincolarli in qualche modo, anche perché lì c'è veramente bisogno di farli aprire, anzi, cioè di farli veramente parlare e comunicare, e uscire fuori con questi bozzetti e tentare di riprodurli, con l'aiuto di Emma Jones, appunto di questo artista, sulle pareti delle case. Inutile dirvi, è chiaramente operazione del tutto illegale, nel senso che non abbiamo chiesto nessuno, non hanno, io ancora non ero presente in questa fase, non hanno chiesto alcuna autorizzazione. La cosa più divertente è che in effetti nessuna autorizzazione sarebbe potuta essere mai chiesta, perché molti di quegli immobili sono del tutto abusivi e probabilmente non spuntano nei catasti. Quindi sarebbe molto divertente chiedere autorizzazione disegnare su un muro che non esiste. E quindi niente, hanno cominciato a fare questi disegni e hanno fatto una prima serie di 10 disegni, che ora vi farò. Possiamo cominciare ad andare, sì. Ok, questa era soltanto una piccola pianta di Palermo, la parte in nero è Borgo Vecchio, quindi in realtà, come vedete, quella grigio scuro è il centro storico di Palermo, e più in alto. Ok, ci siamo. L'espansione della città lungo l'asse di Via Libertà, quindi la Palermo bene. Come vedete, quello è il porto, Borgo Vecchio è assolutamente proprio alle spalle, al ridosso del centro storico. Andare avanti. Ok, per illustrarvi il progetto, anche nell'iter come l'abbiamo seguito, vi faccio vedere un po' di pagine del libretto finale, che poi ho qua anche in copia cartacea, se volete ve la farò vedere, che spiega un po' da come è nato e dove siamo arrivati. Questo era febbraio 2014, esatto, no, puoi andare anche avanti. E qui c'è proprio il concept, diciamo, del progetto. Quello che vedete in basso a sinistra è il progetto di uno dei bambini, più o meno sono 20 bambini, diciamo, a giro, perché poi chiaramente considerate che sono dei laboratori assolutamente informali, perché lavorando proprio nelle strade si deve cercare di raccogliere il numero più alto di bambini possibili, però non si sa mai, un giorno ce ne sono 3, un giorno ce ne sono 25, un giorno ce ne sono 3, è sempre. Ok. Vabbè, ogni tanto provate a seguirmi anche se non si sente il microfono. È labiale. Almeno ai proprietari, quello sì, delle case, l'autorizzazione a fare questi murales. La cosa diventava molto divertente, perché poi chiaramente qualsiasi persona si ritrovasse a passare lì davanti si sentiva autorizzato a dare i propri feedback, e questi modificavano il disegno. Per esempio, se puoi tornare a quello di prima, il cane, è molto divertente, perché quando loro lo stavano realizzando, tutti quelli che passavano davanti dicevano: ah, ma questo cane sembra morto, perché c'ha la lingua un po' così che scendeva, e quindi hanno dovuto aprire gli occhi, gli hanno messo quella farfallina, quindi in realtà qui tra le zampe, quindi le nuvolette, per rendere il cane un po' più allegro e vivace.
Però diciamo questo faceva proprio parte del progetto, cioè l'idea era partire dai bambini, sì, ma per arrivare alla comunità intera. E con questo tipo di approccio è stato, in realtà pensiamo di essere arrivati proprio diciamo a questo obiettivo, perché chiaramente non appena si cominciava a disegnare arrivavano tutti, si univano tutti, addirittura i proprietari compravano i colori, offrivano da mangiare, chiaramente quello che ormai in tutti questi progetti di tipo partecipato. Sì, giugno 2014, quindi qualche mese dopo, è stata chiamata un'altra artista, Pang di Londra, che ha lavorato sempre con i bambini, quindi si era visto che in effetti diciamo funzionava, cioè questo tipo di approccio funzionava molto bene, perché lavorando in strada si coinvolgevano i bambini che vivono in strada. In nessun altro modo meglio per coinvolgere i bambini. E poi pian piano associazione, perché la logica era quella: coinvolgiamoli con delle attività non formali, educative, anche artistiche, in modo tale che loro intanto si possano esprimere, e poi pian piano in realtà possiamo farli reintrodurre anche nell'ambiente. L'abbandono scolastico, la dispersione scolastica è uno dei problemi maggiori di questo quartiere. Dicevo, questo è Pang, divertente perché si vede il disegno di Pang a sinistra, il cavallo di Rosario a destra, in puro stile Emma Jones. Io tengo sempre, hanno anche un po' di tecnica, di ispirazione. Ecco, a settembre 2014 arriva Push ed entra l'associazione. Sì, e vado molto velocemente. Comunque, l'idea qual è stata? Abbiamo capito che la cosa funzionava. Non volevamo chiedere nessun supporto all'amministrazione comunale, perché l'amministrazione comunale purtroppo entra in questo quartiere soltanto in periodo elettorale per accogliere, chiaramente, è una bella sacca grossa da cui attingere, e quindi abbiamo detto: come possiamo fare per ricavare qualche risorsa? E ci siamo inventati una raccolta di crowdfunding, quindi una colletta online, con la quale abbiamo messo su 8.500 euro, partendo da in realtà un primo goal di 5.000 che noi non sapevamo se avremmo mai raggiunto, e che in realtà dopo 11 giorni con donatori da tutto il mondo, veramente, perché da Canada, America, noi non ce l'aspettavamo, abbiamo potuto realizzare altri 6 mesi di laboratori, invitando anche altri artisti in residenza, perché chiaramente il nostro scopo era quello di non portare degli artisti a decorare i muri di Borgo Vecchio, non ce n'è assoluta necessità, quanto a far fare delle residenze e far conoscere a questi bambini dei nuovi approcci, dei nuovi stili, dei nuovi modi di operare. Niente, qui c'era un video che però salteremo anche per questioni di tempo. Abbiamo organizzato delle mostre con Emma Jones, che è questo ragazzaccio con le mani aperte. Chi lo conosce ne parlerà solo. Puoi andare anche avanti tranquillamente. Abbiamo portato i bambini alla farm calcio di Barri, e anche per loro fare una gita da un'altra parte della Sicilia, cioè è come andare dall'altra parte del mondo. Se loro dicono scendiamo a Palermo quando 200, immaginatevi di andare in un'altra. Infatti inizialmente diciamo i bambini non sono stati molto d'accordo, andavano molto aperti, e poi neanche con l'arte inizialmente riuscivano a comunicare, soltanto il pallone di calcio li ha fatti cominciare a dialogare, e poi da lì è stato in realtà molto divertente. Sì, poi arriveremo subito dopo, puoi andare avanti. Esatto, poi quindi abbiamo cominciato con il nuovo ciclo di graffiti, diciamo, per andare avanti. Questo è il Leone Carmelo, perché poi appunto ognuno si cascava il suo. L'area di casa si chiama Carmelo, giustamente ha detto: questo è il Leone Carmelo, cioè non esiste. Che qua i disegni sempre da suggestioni dei bambini stessi, quindi dei loro bodini che facevano sulle... Però come vedete i bambini sono piuttosto liberi di lavorare, non sono vincolati in schemi.
Questo è quello che abbiamo già visto prima nelle immagini di Serena, puoi andare avanti. A dicembre quindi continuavano i laboratori. Questo è molto divertente perché oggi c'è un bel condizionatore messo là sopra il cielo, però è bello, cioè nel senso a noi piace il fatto che loro interagiscano, con è giusto che sia così. Cioè... ecco, a un certo punto finalmente arrivano anche delle nuove persone. Per noi questa era una cosa molto importante, perché l'apertura, la permeabilità di questo quartiere è la base per noi, per farlo, non dico emancipare, perché non ha bisogno di emanciparsi, ma comunque per aprirsi al mondo. E quindi abbiamo voluto coinvolgere degli artisti anche, diciamo, da tutte le parti. Lui è Aris, per esempio, di Viareggio, che è venuto per 3 settimane e ha lavorato con i bambini, puoi andare avanti, sì, tranquillamente, ha lavorato anche lui con i bambini, purtroppo è stato un po' sfortunato perché ha piovuto 2 settimane di fila, quindi diciamo in Sicilia non ci si poteva assolutamente immaginare, però siamo stati un po' sfortunati, quindi ha realizzato soltanto pochi pezzi. Puoi andare ancora avanti, faccio una carrellata, qua c'è Ivana, tra l'altro, di sfondo, e queste sono alcune immagini dei laboratori interni, come vedete, invece poi Emma Jones, a lui piace molto, molto sperimentare, e quindi qui stavano usando quello che si usa per innaffiare gli alberi, sì, l'innaffiatoio per dipingere per terra, quindi sono veramente molto liberi, e qui ci sono infatti i frutti di queste sperimentazioni in giro per il quartiere. Ora considerate che ci sono circa 31 murales in un quartiere che è piccolissimo, quindi è veramente pieno. Infatti i ragazzi che sono venuti ultimamente per inseminazioni artistiche non hanno trovato neanche un pizzo di terra per inseminare, cioè semi non si possono buttare ormai. È già, vado a chiudere. Quindi questi sono alcuni altri laboratori. Questo è un altro pezzo di Alleg, invece un altro ragazzo abruzzese che è venuto in residenza. Doveva venire 2 settimane, poi si è innamorato chiaramente, quindi è rimasto 1 mese e mezzo. E tra le opere che ha fatto, secondo me, questa è una delle veramente più importanti, perché è un pallone di calcio che per loro, ripeto, è veramente quello che è il collante, soprattutto per i bambini e bambine. Le bambine sono le più agguerrite di tutte nel calcio. Ed è molto bello perché in realtà poi i pentagoni neri sono i delle case di Borgo Vecchio, e ci sono moltissimi elementi e persone che sono persone vere di Borgo Vecchio, quindi ognuno si può rivedere in quest'opera. Come? E c'è anche il pallone stesso, c'è lui che dipinge questo pallone, quindi è una metà opera. Andare avanti, poi vabbè, su Riccardo non c'è nient'altro, dipingeva su... E l'ultima operazione prima della chiusura, diciamo, del progetto finanziato dal crowdfunding è stata questa, quella di riabilitare anche un vecchio calcetto un campetto di calcio. Questa è stata un'operazione che io ho, diciamo, voluto fortemente, perché è molto difficile anche in questi contesti riuscire a spiegare soprattutto alla comunità stessa che non si stanno sprecando dei soldi per colorare dei muri, perché purtroppo poi quello che passa è questo. Chiaramente riuscire uno a far capire che la cosa più importante intanto è il processo, quindi come questi bambini si coinvolgono dalla strada e per fare non fanno altro. Ho voluto dimostrare anche che in realtà si potesse fare altro, anche di più concreto, e quindi abbiamo fatto in occasione della rassegna, che è una rassegna che circa, diciamo, in tutta Italia, e con i soldi che abbiamo ottenuto facendo pagare le squadre per partecipare a questa e i bambini, gli artisti hanno comprato le reti, sono stati pagati dei fabbri del posto, per esempio anche lì la versione cartacea è stata realizzata su una carta di mercato comprata a Borgo Vecchio, quindi in realtà anche nelle micro azioni abbiamo sempre cercato di coinvolgere la comunità e far girare anche l'economia di quel posto. Puoi andare brevissimamente avanti. Questo è il risultato finale, quindi in realtà oggi Borgo Vecchio ha il miglior campetto di calcio di tutta Palermo. Puoi andare avanti, un campo finto piccolo. Questo in realtà avrei voluto farvi vedere il trailer, ma mi sono fatto troppo di un piccolo documentario che abbiamo girato e che fa originale. Se vedere in anteprima in Messico, allora, ci vuole. Vabbè, sicuramente Simone là a
aspettare per qualche ragione. Non è tanto aggiornata il progetto, adesso non ci sono più, ancora avanti, esatto, no, perché quelli erano i video, indietro. Ecco, siamo riusciti a trovare un piccolo budget dell'università per continuare questi laboratori, coinvolgendo degli altri artisti e soprattutto cambiando anche ogni volta tecniche e gli stili, proprio per fare parte sempre a questi bambini. Puoi andare avanti con Coclico Mafigli, che è un'artista italo-francese. Abbiamo fatto un laboratorio di ricamo che è stato molto interessante, perché in realtà ha coinvolto sia i bambini che le mamme in un diciamo collettivo, e poi sono stati realizzati dei murales con proiettore. E basta. No, in realtà volevo dire che, per esempio, adesso stiamo cercando di organizzarne un terzo, che sarà di fotografia. È un po' allargare queste fotografie che i bambini si scatteranno, saranno sia i modelli che i fotografi, saranno stampate con delle normali stampanti A4 in bianco e nero, quindi assolutamente accessibili, e poi montate in grandi poster che diverranno nuove opere d'arte per il quartiere. Opere d'arte. Grazie.